siamo passati dalla crisi al buio, agli incontri al buio, nel senso che alcuni si ritroveranno ministri al buio con Draghi. L'unica certezza sulla lista dei ministri è che i partiti sono stati messi all'angolo, non hanno avuto un ruolo rilevante nel comporla. Ma era come una volta quando si giocava al totocalcio, 1x2, e nessuno sa niente di niente, ma la realtà è una sola, un governo di alto profilo senza alcuna formula politica. I 5 Stelle si aspettano ministri politici? Beh, 5 Stelle, sì, ognuno si può aspettare anche la luna. Ecco perché nessuno è stato chiamato finora, qualche suo collega è stato chiamato? Io credo che tutti sperano che squilli il telefono, ma secondo me non è ancora squillato il telefono, è quella famosa canzone Piange il telefono, ma... Nessuno finora ha ricevuto chiamate, il lavoro di Draghi è avvenuto nella totale discrezione. Qualcuno ha ricevuto la chiamata di Draghi? No, non mi risulta. Giorgetti, si fanno questi nomi? Non lo so, sinceramente non so, dovresti chiedere a loro. No, lei non è stato chiamato? Assolutamente no, nessuna io ho dormito tranquillo stanotte. I partiti hanno fatto recapitare al presidente incaricato soltanto una lista dei desiderata, dei pizzini. Beppe Grillo ha puntato su Di Maio, Patuanelli, Katia Bastioli per il Ministero della Transizione Ecologica. Dei pizzini sono arrivati a Draghi? Io su pizzini, nomi... non ne voglio sapere nulla e non so nulla. Sicuramente sarà un governo politico, perché quelli erano comunque insomma, i patti per quanto riguarda la partecipazione al Movimento 5 Stelle. Non ci saranno Zingaretti, Salvini, né Renzi. Puntate al Ministero dell'Agricoltura? Al ritorno al Ministero dell'Agricoltura? Io punto in questo momento a fare bene il senatore. Spiegate l'ingresso di Zingaretti nella compagine di governo? No. Quello che auspichiamo è quello che decideranno il presidente Draghi con il presidente Mattarella. Otterrete il Ministero della Transizione Ecologica? Non lo avremo noi, lo avrà il Paese. Ti ho detto che non dico nulla. Ma 3 o 4 ministri toccheranno al Movimento 5 Stelle, Buffagni? Lei mi dia 6 numeri giusti per superare la lotto. Per confermare il reddito di cittadinanza, per salvaguardarlo, vorreste il Ministero del Lavoro? Io spero nel bene del Paese, spero che ce la metteremo tutto per riuscire a farlo. Il Ministero della Transizione Ecologica chi spera di vedere? Ma una persona che sappia veramente la materia. Non è un capriccio, quello è un ministero che sarà fondamentale per la ripartenza. Conte ci sarà o non ci sarà in questo governo? Lo decide Draghi, non io. I dicasteri di peso saranno in mano ai tecnici, affidati agli uomini di fiducia del presidente Draghi. Non ha timori che ci sia una visione troppo liberalista? Non abbiamo ancora sentore di che tipo di governo sarà. E mi auguro anche che questo governo sia fatto da metà uomini e metà donne. Io credo che si conosca poco Draghi se si pensa che il governo sarà composto dal manuale Centelli, 2 a te, 1 a me e 1 a quello che passa per strada. No. Non sarà così. Non sarà così. Ad esempio io tirerei dentro Salvini, il governo senza i partiti che lo sostengono non va lontano. Meglio che si tiri dentro quelli che gli possono accorciare la vita. Ma Salvini dentro significa che i malumori nel PD aumenteranno. Con Salvini dentro il governo completa la legislatura, con Salvini fuori è questione di mesi ma si va al voto.